parte convergono tutte verso l'invisibile, unico immaginante, nel quale si unificano e cancellano a vicenda, come ogni ente gravita verso l'essere che è in uno. L'unità è il loro punto di fuga. Il discepolo sta al maestro, come il maestro ideale sta al cosmo. Dei petali, della rosa è la bagliante, turbine di un mare o di fiamma,
un incastro di sfere concentriche, imbuti vorticanti che risucchiano la pelle. Miriadi di mulinelli che si trasformano in anfiteatri d'acqua rotante. La rosa raggiante che emerge dalla ruota ruotante, velocissima, i cui raggi paiono fermi. Lo squarcio delle nuvole infiammate al sole che emerge. I voli onirici riflessi dell'archeticica salita all'Empire, come prora che fende i marosi, come un cocchio che avanza nella luce, come un cavallo che sprofonda nel sole. La trasvolata nel cielo. In un corpo di luce, di Parmenide, di Scipione, di Elia sul carro di fuoco, di Cristo, di Maria, di Maometto, degli Shamus. L'ascensione alla sacra montagna, o piramide, o torre, o menhir, ogni gradino, ogni balza, un archetipo. Palpitante si riflette, promana dal tabernacolo sacro, dalle città sante, dai parchi, dai giardini, dalle danze circolari, dalle moresche, dalle danze delle spade, dai voli dei cigni ruotanti in anelli spezzati sopra i laghi. Dai cerchi del falcone sempre più ampi intorno al falconiere, dalle figure dei mosaici bizantini simili a fiamme in turbini d'oro fuso. L'unità suscita. L'immagine della rosa che si avvita in un bocciolo.
rumore silenzioso che dirama miriadi di ritmi. Di un uovo primordiale di luce. D'oro palpitante, di una luce accecante, dell'inizio, nello zero che contiene la potenza del tutto e a volte appare come serpente attorcigliato su se stesso, come un uovo che da questa annodatura si divincola, pronto a scattare come un lampo e crea in un turbine la vita. L'ineffabilità del punto zero, dell'uovo cosmico ancora intatto, prologo danzato del katakali, oltre il velo dipinto sollevato, oltre l'illusione del mondo, si vedranno gli attori danzanti, gli archetipi ruotanti. L'esperienza metafisica è al cuore dell'essere. I vari archetipi gravitano su di essa. La fantasia tende a vederli nei petali delle rose, nelle corolle che forma la limatura di ferro intorno ad un magnete, nella sabbia che i turbini di vento aggrumano in una rosa del deserto. Dalla Persia alle terre romanze, alle terre germaniche, un istinto intramontabile connette l'idea di perfezione alla forma della rosa. Chi nega la centralità della quiete estatica cade nella conformità della vita sociale e nel tormento della nevrosi. Quando la domanda «perché vivo?» è repressa, i gesti diuturni si trasformano nella sua iterazione incessante. Lo sciamano, il bardo, il sacerdotale danzatore velano e rivelano l'esperienza metafisica, il fine dell'essere. Il buffone con i suoi rattoppi e sprendoli indossati a rovescio, con le sue allocuzioni stolide e scarruffate, mostra ciò che avviene quando il centro è smarrito. Quando gli archetipi fuori dal loro ordine prospettico appaiono come riflessi della realtà materiale, non viceversa. Quando la lotta per la sopravvivenza
violenza prende il sopravvento, i più sacri riti dionisiaci diventano i lazzi invariati nei millenni sul rimpinzarsi e digiunare, sul portamento tracotante o tremebondo, sull'elogio pomposo o la parola laida. Comica è la vita media e feriale quando crede di essere criterio di verità derisa, questo sì da tempo e spazio. Le persuasioni dell'oggi capovolgono quelle davantieri e di tutte e due si farà beffa il domani. Ciò che una genia adora fa orrore all'altra. Nella veglia la capacità di incarnarsi su se stessi è illimitata. La disarmonia dell'inganno nella notte produce sogni continuamente funestati da penosi obbrobri, da incursioni di beffardi, di intimissimi nemici, di piroette minacciose, da turpi smargiassate di un buffone interiore. Solo la forza di riderne può distruggere gli incubi notturni. Si può vedere palpitare, avvolgersi in una spirale, ruotare senza storia, non ha decorso, non ha dialettica, rivela l'unità, la sua sostanza coincide con l'essenza. La sua potenza con la sua attuazione. Fra i due punti estremi dell'immaginativo, visione della rosa e sogno selvaggio, il sacrificio tragico si pone come punto di mediazione. Carro delle muse. Apollo sole, l'unità, in figura di Dioniso è moltiplicato, smembrato, dilaniato nei venti, nelle acque, nella terra, nelle stelle, nelle piante e negli animali.
Questo è lo strazio che il ditirambo, le processioni, le carnevalate dei villaggi celebrano. Lo strazio d'Apollo come tale è il suo tripudio come Dioniso. Dioniso, dio del vino che scioglie i legami, lo smembrato smembratore. Dioniso sacrifica le vigne, bruca libero selvaggio caprone, simbolo della folgore. Dioniso in forma animale, quando i suoi adepti strappavano a brani il caprone, ne divoravano le carni, mangiava se stesso per amore, per mostrare l'assoluta completezza del cosmo che in lui si incarnava. La canzone di questo sacrificio, di questa follia omicida, mercé l'orrore e la pietà che destavano, facevano sì che Dioniso tornasse ad essere Apollo, l'unità, il sole. Onnipotente, queste trasposizioni si è inserita la commedia, il buffone divino, il sacro pagliaccio. Non c'è nulla che tenga di fronte alla dissacrante risata. Ma se la loro distruttiva risata è invincibile nel mondo dei significanti, nulla può nel mondo dei significati. Lì, allora, la soglia è vietata. Danze circolari evocanti la rosa, cerchi concentrici in direzioni contrarie, velocità che aumentano, velocità diverse, i piedi dei danzatori sembrano sollevarsi da terra, una forza potente li sospinge, come travolti da un turbine, formano circoli, meandri e labirinti, serpenti e caducei, simili a sciamani roteanti dall'abito formato da migliaia di nastri dei colori dell'arcobaleno, infiniti come i raggi del sole, cristalli scintillanti sulle spalle del dio, sventagliando l'iride, convergono in trance come petali ruotanti verso l'unità. La nostalgia di mondi ideali può agire come un veleno per la mente, ma è più di quanto il mondo ordinario possa offrire. Si visitano luoghi dove qualcosa avvenne. Segnati da una pietra, un rivo che scorre mormorando, dove tutto invita a trasognare. Qui si edifica il santuario, dove si spera di risognare il sogno risanatore. La planimetria templare riproduce la visione della rosa. In questi luoghi, durante i secoli, si è profusa il meglio della capacità creativa dell'uomo. Una lugubre sequela diventa l'esistenza, se tali centri scompaiono. L'arte si estingue e le maniere si fanno brutali. Si è travolti dai comici inganni della vita ordinaria, dal caos. Il tutto, l'armonia, gli archetipi, diventano le uniche impronunciabili parole a fare scandalo.